non sarà l'animazione di qualità di casa Pixar, ma non si può negare che la DreamWorks siano stati capaci di mettere in piedi più di un franchise di successo. È così per Kung Fu Panda, ma lo è altrettanto per le avventure di Alex, Marty, Gloria e Melman, ovvero i simpatici protagonisti di Madagascar 3 ricercati in Europa. Ho detto un momento, non è New York. Come faremo ad attraversare l'Europa senza dare nell'occhio? Come? Attenzione, abbiamo individuato degli animali a piede libero! Li avevamo lasciati in Africa e lì li ritroviamo, decisi a lasciare il continente e tornare a New York dove lo zoo li attende. Il gruppo si mette in viaggio e sbarca a Monte Carlo per riunirsi ai pinguini e farsi portare in America, ma guai ed imprevisti li rendono, come dice il titolo originale, i più ricercati d'Europa, dando il via ad un viaggio senza sosta tra varie destinazioni del vecchio continente, al seguito di altri animali di un circo che, loro malgrado, li accolgono sul treno, salvandoli dalla minacciosa Dubois, capitano di polizia, che si mette sulle loro tracce con i suoi agenti. Siamo di circo. Che numero fate? È evidente che la trama sia essenziale e serva come pretesto per spostare i personaggi in giro per suggestive ambientazioni europee, da Monte Carlo a Roma e Londra. Abbiamo qualcosa che lascerà tutti a bocca aperta. Sarà sulle fune! Non è un caso che di Madagascar 3 funzionino meglio singole scene piuttosto che l'insieme, che la somma dei frammenti sia superiore al valore del totale. Per tornare a casa. Attenti al botto! La più evidente evoluzione tecnica del franchise è l'utilizzo del 3D, ma anche se resi ampi dalla terza dimensione, i fondali del film non reggono il confronto con quanto visto in altre pellicole d'animazione degli ultimi anni. Che fai? Le zebre non possono guidare, solo i pinguini umani possono guidare! Tuttavia è proprio questa semplicità ad aver fatto la fortuna del franchise ed è del tutto comprensibile che è su questa strada che si intenda andare avanti tra trovate e divertimento immediato e vivace. 3D. Ehi, questa non è la prima classe! I'm sexy and I know it. Ti hanno mai detto che assomigli a una supermodel? Wow! Che donna!